E lo vediamo, ecco, questa è ancora un'altra telecamera. Lui ha già parcheggiato la macchina e lui passa adesso, quindi lo prendiamo dalla prima telecamera, lo inseguiamo con la seconda telecamera. Questa è via Larinata. Parcheggia la macchina, questa è un'ulteriore telecamera di un altro privato. Questo è il prolungamento. Esatto. Parcheggia la macchina lì, apre il cofano, prende del materiale all'interno del cofano e si sposta poi a piedi verso la macchina del sindaco, che si trova più o meno a 40 metri di distanza da dove aveva parcheggiato. Quando lui si sposta a piedi dalla sua autovettura, lo inquadriamo con un'altra telecamera, lo vediamo sia di spalle mentre passa, eccolo qua, mentre passa, cappellino, giubbotto, scaldato. Sempre privata? No, questo è un esercizio commerciale, privato. Esercizio commerciale per noi è privato, insomma, voglio dire. Sì, vabbè. Lui sfido chiunque a riconoscere. No, ma ve lo spiego perché poi... Lui si ferma all'angolo, si alza questo scaldacollo e poi da questa parte alta telecamera lo vediamo mentre attraversa, perché tutto conseguenziale è anche negli orari. Adesso ha messo già fuoco alla macchina, noi lo vediamo dall'altra telecamera, ritorna, naturalmente rallentata adesso perché lui scappa. Ecco, mo accelera, ritorna e va. Molto abbassato peraltro. La sua macchina è parcheggiata, ecco, la sua macchina è parcheggiata a 3 metri da dove l'abbiamo visto l'ultima volta. Si rimette in macchina e fa questo tragitto che voi adesso vedete. Lo riprendiamo poi successivamente, guardo in maniera veloce, se no, con un'altra telecamera di un altro esercizio commerciale, mentre ripassa sotto questo, è un bar praticamente. Quindi noi abbiamo questo dato certo, che la dolosità dell'atto fatto da un personaggio che è descritto ampiamente sia nelle immagini video, ma anche dettagliatamente con una nostra, diciamo, definizione sull'abbigliamento che indossava, e che naturalmente poi lo riscontriamo con le immagini video riprese presso Palazzo Cervegna e presso il sistema PON. Lì abbiamo un dato ulteriore di conferma, che è sul modello dell'autovettura, che in queste immagini la macchina non c'è chiara sul modello, invece lì abbiamo fatto anche un lavoro di comparazioni, lavorando su internet anche, e grazie all'intuizione di un nostro collaboratore, su cui non posso fare il nome, individuiamo che l'autovettura potesse essere una Daewoo Kalos, con nome e cognome.